Teramo, la città tra due fiumi, si estende in una conca, quasi in una posizione privilegiata in una zona collinare sotto le pendici del Gran Sasso e non troppo distante dal mare. La città ha origini antichissime, era centro privilegiato dei pretuzzi. Sotto il dominio imperiale conobbe un periodo di grande prosperità, testimoniato alla costruzione di templi, terme e teatri. Il nome ha origine dai romani, Interamia Urbs, detta Pretuzium. Dove in epoca medievale da Pretuzium derivò Apruzium, perciò molti studiosi accreditano l'origine del nome Abruzzo al nome antico di Teramo. Attualmente la città si presenta come un luogo dai mille risvolti storici, ne sono testimonianza di innumerevoli siti archeologici e le numerose chiese. Il centro storico è attraversato da Corso San Giorgio, che si conclude nella piazza principale, Piazza Martiri della Libertà, sede della Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta e San Berardo, più comunemente chiamato dai teramani il Duomo. L'edificio presenta due stili, quello più antico romanico e l'altro gotico. È dotato di due facciate, la più antica verso Piazza Orsini, con il suo splendido portale, l'altro più semplice verso Piazza Martiri della Libertà. L'interno si presenta severo ed imponente, la parte interiore di pieno stile romanico, la parte superiore trecentesca di grandioso effetto per le snelle arcate gotiche. Caratteristica significativa che il prolungamento trecentesco e l'antica basilica non sono in asse fra loro. Non molto distante dal Duomo si scorgono i resti di due imponenti edifici, il teatro e l'anfiteatro romano. Avendo avuto numerosi saccheggi e manomissione durante i secoli, restano comunque i più interessanti e meglio conservati fra i teatri del Piceno. Seguendo la nostra passeggiata si apre sontuoso Corso Cerulli, o meglio Corso Vecchio, che si conclude con un porta reale che chiude questo scenario suggestivo. Nella zona di San Venanzio, non molto distante dal centro, vi è una ricostruzione ottocentesca di un palazzo medievale, il Castello della Monica, sontuoso e importante per la sua architettura. Teramo, con le sue multisfaccettature, riesce a unire storia, natura e cultura, e perché no, anche lo sport. Tra gli eventi indimenticabili dell'estate teramana c'è la più grande manifestazione sportiva di pallamano, la Coppa Interamia, che dal 1972 si svolge a Teramo e accoglie ogni anno numerose squadre provenienti da tutti i continenti, con lo slogan Teramo, città aperta al mondo.